Quindi abbiamo una valle che quest'anno, a differenza degli altri anni, lo vediamo tutti, c'è molta meno gente. Tolto questa settimana, probabilmente la settimana prossima, quindi il resto abbiamo visto tutti che c'è poca gente in giro. Quindi abbiamo condiviso con questo tavolo, che vi elenco anche i nomi chi c'erano, eravamo io e Sergio come allevatori, c'erano i rappresentanti dell'albergo dell'UNAT, dell'ASA, che era Paola Greifenberg e Aurelio Veneri, è responsabile del comitato turistico di Peio, quello di Rabbi, i sindaci dove vengono fatte le manifestazioni, e come vi dicevo la proposta era quella di fermare. Era di fermare, però personalmente non ci sembrava la cosa giusta. Il giorno dopo anche a Trento in federazione CDA ha deliberato all'unanimità, c'era qualche riserva di qualche presidente, di fare le manifestazioni in tutto il Trentino, perché se ci fermavamo tutti aveva un senso. Se si fermava la Val di Sole, che è la Val di Sole che ha i problemi con i grandi carnivori, o la Val Genova, la Val Redena, pardon. C'eravamo sul giornale il giorno che andava alle manifestazioni, in Val di Sole non hanno fatto niente, in Val Redena non hanno fatto niente, il giorno dopo si sono dimenticati tutti. Quindi se si fermava da Borghetto a Egna aveva un senso, però a macchia di leopardo così non si concludeva niente. Quindi abbiamo deciso, e ho chiesto a quel famoso tavolo che vi ho appena elencato, che fino al 25-26 d'ottobre stiamo cauti, teniamo sicuramente alti toni per tenere il problema sempre all'ordine del giorno. Anche Aurelio e poi anche Paola e anche i comitati turistici, io gli ho detto, dopo le elezioni non sapremo chi sarà il prossimo assessore, chi sarà il prossimo presidente, ma indipendentemente chi sia, di chi colore che sia, col primo di novembre io gli ho detto che questa tavola lo rivoglio fare, e dobbiamo legarci a corda doppia tutti assieme, tutte le categorie, dagli allevatori agli albergatori, ai commercianti, perché alla fine tutti hanno bisogno dell'altro. Lo sappiamo tutti, lo conosciamo, siamo tutti dalla stessa parte per il problema specifico dei grandi carnivori, non è che vi lasciamo soli. E lo dicevo al tavolo, vi assicuro che, e lo potranno confermare i miei colleghi, non c'è settimana che non ci sia il tema, riunioni e company. Poi ho capito, non so, cosa, magari lo comunichiamo male, non lo so, lo comunichiamo poco, però voi siete contadini e siete anche gente abituata a lavorare, insomma, e sapete bene che è molto più importante fare che il chiacchierare, il dire company. Anzi, è vero che noi abbiamo anche chiesto ad un certo punto, dopo la tragedia di Caldes, di abbassare i toni, insomma, perché più si alzano i toni, secondo noi, peggio è dal punto di vista dell'efficienza, perché noi adesso vogliamo risultati, non più chiacchiere. Penso che questo sia condiviso, quindi il fatto che, veramente ringrazio l'associazione, perché avrebbe solo danneggiato il nostro territorio e probabilmente anche spaccato il territorio, perché questa è l'ultima cosa che dobbiamo fare, dividerci su questo tema che è difficile, ma ripeto, e lo dico, ve l'ho detto alla riunione e lo dico anche ora, io sono una persona, penso di essere ottimista di natura, su questo tema non lo sono per nulla, insomma, ve l'ho detto l'altra volta, perché lo vedo molto molto difficile, ma ripeto, da questo punto di vista non... Gli allevatori trentini sono estremamente orgogliosi, e soprattutto quello che è successo a Sega di Ala, che ogni 2-3 giorni di lupi entravano in recinto ogni 2-3 giorni, era una cosa incredibilmente assurda, perché qualcuno ha detto tanto ce li pagano, ma non ci interessano i soldi, no? Ma non perché siamo ricchi, no? Noi siamo ricchi di tantissimi valori, magari un po' meno di soldi, ma viviamo lo stesso. Ma la fa parte una cultura, una storia, una genetica. Gli animali che decidi che quella vacca va fecondata col toro sessato per questi, cioè non ha prezzo. Abbiamo sentito tantissime chiacchiere, per cui siamo usciti, abbiamo spiegato come sta la cosa. Secondo me abbiamo smosso qualche cosa, e non vuol dire che smosso qualche cosa è stato perché il presidente Fugatti ha fatto la, non so come si dice, delibera o ordinanza, ecco, di abbattimento di 2 lupi. È un passo, è un inizio. Forse aspettavamo prima, sì, ma un inizio. Le difficoltà ci sono enormi, non abbiamo portato a casa ancora niente di materiale, ma un inizio. Finalmente si è aspettato il tabù, che i 2 lupi non sono come la nostra manza, la nostra figlia di Arrow, la nostra figlia del poster, la nostra figlia. Questo è stato, secondo me, un tabù che abbiamo sfatato finalmente. Ringrazio la politica, la provincia per quello che ha fatto. Grazie Lorenzo, grazie a tutti, saluto ovviamente tutti i presenti, gli amministratori
del territorio, sia essi sindaci piuttosto che le ASU, piuttosto che gli allevatori, ma non voglio citarli perché sono sicura che mi dimentico sicuramente qualcuno. Ringrazio Lorenzo per il lavoro che state portando avanti come territorio e premetto due cose e le riprendo un po' dai ragionamenti che sono usciti oggi. Il primo è che dall'esperienza di questi praticamente ormai 5 anni e in particolar modo per ovvi motivi di questi ultimi mesi, credo che non soltanto la Val di Sole stia lottando per avere un diritto che è quello della libertà di vivere il territorio, la propria montagna, oltre delle attività economiche, ma c'è un tessuto, e questo ve lo posso garantire, molto forte in Trentino, e dimostrazione sono anche le mozioni che le amministrazioni comunali hanno portato, approvato all'interno dei consigli, di supporto a quelle che sono le nostre richieste rispetto all'esigenza di gestione dei grandi terreni. Quindi al di là, e non entro nel merito della questione, permettetemi, anche se sono un politico, però parlo da amministratore perché non ho nessuna intenzione di utilizzare toni politici, sarebbe anche troppo facile in certi contesti, ma per la responsabilità e il ruolo che ho vorrei insomma ragionare in maniera seria e costruttiva in una prospettiva che non è soltanto legata ai grandi carnivori, ma in primis il tavolo che avete istituito e che hai chiamato con la presenza dell'APT piuttosto che dei svariati mondi economici è una cosa che a me piacerebbe vedere a livello trentino, perché ogni azione per noi è importante e va a supportare quelle che sono le richieste che la provincia autonoma di Trento sta facendo a livello nazionale, ma non solo, perché ci stiamo lavorando a livello di Oregio e bisogna lavorare a livello europeo, perché questa è la realtà delle cose, che piaccia o non piaccia, e quindi c'è bisogno di un lavoro trasversale, un lavoro di sistema, e parlo al di là dei colori politici, quindi al di là di chi sarà l'assessore, al di là di chi sarà il presidente, questo è un tema che non può e non deve avere colori politici, ma un tema che va preso seriamente e va affrontato e fatto capito a chi sta fuori dal Trentino, perché al di là di qualche soggetto che c'è e abbiamo, sapete bene che, a differenza, ne parlavo questa mattina con diversi allevatori, se il tema lupo ha una valenza, un approccio totalmente diverso, perché il lupo interessa praticamente e totalmente quasi l'intero arco nazionale, il tema dell'orso alla fin dei conti ce l'abbiamo noi, questa è la realtà, e quindi anche la partita legata alla sega di ala, che deriva sicuramente da una legge provinciale sì, ma da un percorso di un piano sperimentale che stiamo portando con fatica avanti da tantissimi mesi con l'ISPRA, che ha dato questa apertura per tutta una serie di condizioni che in Trentino esistono e dalle altre parti no, rispetto all'abbattimento dei due lupi, sull'orso la strada è sicuramente più in salita, e lo dico in maniera seria per rappresentare come stanno le cose. Sarebbe facile tornare al 1999, non mi sento neanche più di far polemica, nel senso che l'orso c'è. L'orso c'è, e quindi dobbiamo ragionare sulle proposte di revisione, tra cui il pacco base piuttosto che altri strumenti che consentano alla provincia autonoma di Trento un'autonomia gestionale rispetto anche a un piano di contenimento. Quindi non nascondo che molte volte non nascondo la difficoltà di questi temi, la difficoltà di far valere anche la posizione della provincia autonoma di Trento nel suo complesso a livello nazionale, ma bisogna battere e crederci. Questo è quello che possiamo realmente fare. Poi possiamo stare qui, fare ragionamenti anche abbastanza banali che ci troverebbero tutti molto d'accordo, però il tema è più complesso di quello che trapella sicuramente dalla stampa o da altri contesti. Quindi mi sento, più che essere polemica in questa fase, dobbiamo guardare avanti lavorando davvero tutti insieme. Non è un caso che all'interno del tavolo che si è sviluppato a livello nazionale sia presente il presidente del consorzio dei comuni, che è pari di Gianmoina, che rappresenta tutti i sindaci, quindi questo è sicuramente un elemento significativo di quella che è la relazione trasversale tra i vari attori delle istituzioni trentine. Sugli altri aspetti ho letto velocemente il documento, insomma poi avremo modo di entrare nel merito, ma mi sono segnata alcune questioni.
Sicuramente rispetto al passato, come sapete, sulla nuova misura del PSR ci sarà una parte destinata soltanto alla zootecnia, una parte sulla quale insieme al presidente Brock, che vedo lì, andremo a definire nelle prossime settimane i criteri attuativi. Ci sono già dei ragionamenti in questa prospettiva, quindi dovremo cercare di utilizzare quelle risorse del PSR per quegli investimenti che voi citavate prima al fianco della legge 4, come abbiamo già fatto, eccetera eccetera. Stiamo cercando di risolvere il grande tema dell'ecoschema 1 livello 2, quindi abbiamo avuto un'apertura a livello centrale, ci stiamo lavorando insieme alla provincia autonoma di Bolzano, ma anche alla Valle d'Aosta e altri territori, perché non è un tema che riguarda soltanto noi. In verità quella misura era nata proprio per gli allevatori e la zootecnia di montagna, poi si è trasformata in altro. Questa scelta la stiamo subendo, però stiamo cercando anche di far ragionare e di strutturare quindi un percorso che effettivamente possa essere funzionale a quella che è la zootecnia di montagna. Sui veterinari sicuramente qualcosa è già stato fatto in passato, mi informerò ulteriormente rispetto alla situazione. Sui bacini montani concordo, non concordo molto, perché dati alla mano, numeri alla mano, interventi, il sistema dei bacini montani sta lavorando praticamente da 5 anni a questa parte nella sistemazione di tutti gli eventi straordinari. Sul tema cinghiali che hai citato, questa è un'altra cosa, sicuramente il numero degli abbattimenti che abbiamo avuto, qui c'è un tema non tanto di caccia ma di controllo, che è una roba diversa. Abbiamo avuto un numero significativo di abbattimenti di cinghiali in giro per il Trentino. Non entro nel merito della questione singola della bimba, perché chiaramente c'è dietro un aspetto umano, un aspetto privato, e nessuno si inventa leggi folli, questo voglio sia chiaro, e non può neanche passare un messaggio di paura di consumare i prodotti del territorio e di andare in malga, questo assolutamente no, e non possiamo farlo, quindi sicuramente il legislatore non andrà in quella direzione lì. Purtroppo è successo ancora, il nostro compito è quello di, chiaramente insieme a voi, insieme ai gestori, portare avanti un percorso che stiamo già facendo con l'azienda sanitaria, dove ci sia chiaramente il controllo dovuto e tutto quello che serve affinché questo non possa accadere. Quindi non entro nello specifico, ma sicuramente ecco, non è che ci sveglieremo domani mattina gridando a squarciagola, però è chiaro che il tema della sicurezza e tutto quello che c'è dietro, sapete anche voi come funziona, e sapete anche che insomma, la burocrazia oggettivamente lo sappiamo è tanta, e con la nuova PAC non cambierà. Permettetemi, non è stata citata, ma la vedo come un percorso interessante nel vostro mondo, la Fondazione MAC, e quindi qua c'è. Però siccome vedo Cavazza qui e rappresenta la Fondazione MAC, credo che avremmo da fare un bel po' di lavoro insieme alla Fondazione. C'è stato uno scollamento tra mondo zootecnico e Fondazione, uno scollamento che va assolutamente ripreso, va insomma ricucito per una serie di ragionamenti di prospettiva che abbiamo anche nel cassetto, che abbiamo discusso anche con il Presidente. Io non vi tedio oltre, avremo modo poi se ci sono altri temi di discuterne in maniera tranquilla anche a tavola. Sappiamo che il momento non è facile, però teniamo duro. Ho visto e ringrazio anche io Nuvola, quel simbolo lì della protezione civile del Trentino che noi siamo abituati a vedere, perché è un po' come tema che diceva Giacomo, noi diamo tante cose per scontato, poi quando viviamo quei problemi ci rendiamo conto, no, che magari dovremmo calcare la mano. Però ringrazio, perché la protezione del civile del Trentino c'è sempre, è in questo momento anche in Friuli Venezia Giulia per dare una mano a chi ha avuto i danni del maltempo, e quello è sicuramente un orgoglio. Quindi a chi dice che il Trentino è chiuso, che il Trentino è privo di tante cose, ricordiamo come la protezione civile è sempre al fianco di chi ha bisogno anche fuori dal nostro territorio.